Grazie direttore. Adesso il saluto di Giovanni Contenti, che è direttore regionale dell'INAIL delle Marche, in rappresentanza anche del presidente nazionale Bettoni. Prego. Sì, buonasera a tutti. Io sono Giovanni Contenti, sono direttore regionale dell'INAIL, quindi sicuramente, come dire, una delle figure istituzionali più coinvolte, partecipi, proattive, propulsive rispetto a quelli che sono i temi propri della sicurezza. Quindi partecipo con ruolo, ma anche con sentimento e con grande attenzione a questo evento, confidando che possa essere un volano di infusione culturale, perché la cosa importante è quella di capire e comprendere che il sistema di sicurezza ha le sue, deve porre le sue basi in un cambiamento culturale che è fondamentale, perché le regole ci sono, sono scritte, potremmo immaginare di migliorarle, di attuarle al meglio, ma finché non acquisiamo consapevolezza, io ho seguito con molta attenzione, tra l'altro sono molto vicino a loro, ci siamo incontrati già altre volte, ho seguito con estrema attenzione l'intervista e la sua esposizione. Sono perfettamente vicino e rispondente anche a quelli che sono alcuni, diciamo, alcune direttrici culturali fondamentali. La consapevolezza che non si è mai al sicuro, la mancata presunzione nei nostri comportamenti di lavoro e una cosa su cui INAIL punta molto, ma insieme a tutti i partner, quando parliamo di formazione e di prevenzione partecipata, parliamo di un coinvolgimento trasversale da parte di tutti coloro che hanno un ruolo e sono coinvolti. Cioè, la cosa fondamentale è fare leva su un sistema, un modello di sicurezza che veda la sicurezza come uno degli elementi cardine all'interno della propria organizzazione. Quindi, quando sentivo parlare di forme di investimento, quando sentivo parlare di costi, io ragionerei da un punto di vista di modello organizzativo. Cioè, l'organizzazione in ambito di sicurezza è un'organizzazione che deve necessariamente fare da guida, da riferimento, da pilota, perché tutto consegue. Sentivo poc'anzi parlare di statuto del benessere dei lavoratori. Lo statuto nacque già con quei presupposti, cioè nel senso che alla base c'erano delle forme di tutela e garanzia nei confronti dei lavoratori, quindi è chiaro che tutela e garanzia non sono sinonimo di benessere, ma sono strumentali al raggiungimento del benessere. Si potrebbe lavorare su un miglioramento, no? Di certe direttrici, di certe linee cardine che mantengono, perché 20 maggio 70 numero 300, se non ricordo male, significa che comunque comincia ad essere pensionanda, per cui la potremmo aggiornare, la potremmo migliorare e potremmo, come dire, traguardarla a quello che poi sarà il futuro del mondo del lavoro. L'INAIL è particolarmente coinvolto con quello che io sto testimoniando in questo momento con i quattro atenei, quindi io ringrazio i quattro magnifici rettori che hanno dato, diciamo, la disponibilità e quindi tutti i professori dedicati e coinvolti a un master di sicurezza sul lavoro, un master tecnicamente di secondo livello, quindi parliamo di infusioni culturali di grande respiro, ma anche di alta formazione, dove noi lavoreremo proprio su questo, cioè cercheremo di essere, diciamo, guida, apripista a questo che deve essere un cambiamento di modello culturale. Ecco, questa è alla base, questa è fondamentale. Quindi io sono molto vicino a Stefania, mi permetto di, come dire, ripercorrere e accomunarmi alla linea Gaudenzi anche sul rapporto, diciamo, confidenziale, e noi ci siamo, ci saremo sempre, e non solo, ma vogliamo anche osare. Cioè, vogliamo anche andare oltre quelli che possono essere a volte dei perimetri, dei paletti, degli impedimenti. Questo non è mai stato da parte dell'istituto. L'istituto è impegnato da questo punto di vista in maniera pressoché totale, totalitaria. Non parlo come direttore delle Marche, perché vengo a portare anche il saluto del presidente Franco Bettoni. L'intervento come direttore delle Marche avrà una giornata diversa e un calendario diverso, quindi
lasciamo i bonus come direttore delle Marche per il giorno e il calendario di convocazione. A ciò e così chiudo, non rubo altro tempo agli altri relatori, vi leggo un messaggio che il presidente Bettoni ha voluto formulare e portare perché ha dovuto diciamo assolvere ad impegni istituzionali, per cui si scusa, ma nel contempo ripercorre un po' quella filosofia che io poc'anzi ho cercato di rappresentare e di testimoniare. Sono davvero rammaricato di non essere presente per sopraggiunti impegni istituzionali, ma sento di dover esprimere vivo apprezzamento per questa iniziativa. Certo che durante questi 3 giorni emergeranno tante provocazioni, tanti stimoli, nuovi stimoli di ragionamento. Ribadisce in occasione della festa del 1° maggio il forte messaggio del Capo dello Stato, il grande obiettivo della sfida dello zero, però io come dire concordo diciamo con quanto poc'anzi detto, è difficile come dire disciplinare il fato, la casualità, la fortuità, però questo non significa demordere, questo significa avere ulteriori stimoli per andare oltre l'ostacolo, e quindi non è detto, non bisogna mai come dire darsi per sconfitti, aborigine, e Stefania ce lo insegna, anzi, no, ne esce vincitrice, quindi un plauso a lei, alla sua esperienza e a quello che sarà anche il percorso futuro di vita, di nuova vita e di nuova fioritura. Proprio le parole del presidente Mattarella, come dice Franco Bettoni, rievocano la sfida della prevenzione partecipata, tema attualissimo che il festival si propone di rilanciare. INAIL accoglie con entusiasmo questa sfida, con la piena convinzione che senza la partecipazione di tutti non è possibile immaginare e prevedere un modello di prevenzione certa, di prevenzione attiva. Una buona e strutturata strategia di salute e sicurezza sul lavoro infatti risulta proficua in termini di competitività, di sostenibilità, di benessere dei lavoratori, favorendo l'affermarsi della cultura di sicurezza, purtroppo ancora insufficiente nel nostro paese. Concludo dicendo che credo molto nel fatto che un buon modello di sistema di sicurezza, lavorare in sicurezza e garantire la piena affidabilità dell'organizzazione dei macchinari e dell'apparato che concorre al sistema produttivo sia un volano produttivo di per sé. Non è un costo, non è un investimento, perché già parlare di investimento significa trattarlo come un estraneo. Ok? E quindi è parte integrante, è come l'aria che si respira in azienda, cioè deve essere in ogni dove permeata, quanto più salubre e respirabile possibile. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti e grazie per l'attenzione.